Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gera. Oggi siamo qui in un nuovo video. Siamo nella preview, chiamiamola così, dei giocatori della Serie A. Ovviamente oggi daremo un'occhiata a tutti i giocatori. Cercherò di essere il più veloce possibile. Poi, in base ai picchi, ai premi e in base anche ai vari prezzi dei giocatori, andrò a provare qualcuno. Vi porterò la recensione dettagliata del giocatore. Però adesso vi faccio una premessa: i giocatori non li ho provati, non ho avuto modo di provarli. Quindi adesso andiamo solo ad analizzare le carte di tutti i tozzi della Serie A. Poi, ovviamente, bisogna vedere se realmente in game rispecchiano tutte le stats. Partiamo col dire che sono delle carte strepitose. A parer mio, anche migliori di quelle della Bundes. No, io la butto lì. Quest'anno la Serie A ha buttato fuori delle carte strepitose. C'è qualcuna che lascia a desiderare, però, raga, teniamo sempre conto che la EA Sports, il nostro campionato, ce lo lascia sempre indietro. Quindi, riteniamoci soddisfatti per quello che hanno fatto almeno quest'anno. Allora, partiamo subito con Lautaro El Toro Martinez, carta strabiliante. Tutti ci aspettavamo un 5 piede debole, che purtroppo non è arrivato, perché se era anche un 5 piede debole, questa carta si faceva veramente più interessante di quel che è. Comunque è un'ottima carta. Abbiamo un 4-4 con un body type Stocky, quindi torchiato, bello grosso, con velocità 96, accelerazione 96, velocità scatto 96, quindi top, ottimi valori di tiro. Con un 99 di finalizzazione, 99 di posizionamento e 98 attacco, quindi quando arriva in area di rigore questo qui non sbaglia. Praticamente se leggiamo la carta. Passaggi ottimi, passaggio corto 93, passaggio lungo 94. Forza 99, che purtroppo ragazzi bisogna vedere in game come si comporta, perché abbiamo un forza 99, sì, ma abbiamo anche un'agilità 99, equilibrio 87 e reazione 93. Ora bisogna vedere se con questa forza fisica, con questo body type e questa agilità, qualcosa cambia. Perché io ho provato il Future Stars e devo dire che non riuscivo a fare quel movimento che in meta quest'anno, ovvero quel movimento veloce di corpo su e giù, destra e sinistra, perché era molto, non era agilissimo nel farlo. Speriamo che nella sua versione 96 riesca a farlo meglio. Bisogna ovviamente provarlo, ragazzi. Quindi non posso fare valutazioni affrettate. Quindi questa è la prima carta che vediamo oggi. Andiamo avanti. Abbiamo Paolo Dybala, a cui gli è stato fatto l'upgrade al piede. Fatemi vedere, perché prima aveva 3, giusto? Sì, prima aveva 3 e adesso è il Wickfoot, è arrivato a 4. Quindi adesso si fa ancora una molto più interessante, perché voi come ben sapete quest'anno i giocatori bassini, agili alla Messi sono il top, stanno andando alla grande. E questo va a rappresentare proprio quella categoria di giocatori bassini, agili alla Messi. Perché qua vediamo, vabbè, un 4-4, piede debole, skill, accelerazione ottima, quindi velocità ottima con 96 di accelerazione e 90 di velocità scatto. Fase finalizzativa top, posizionamento 90, finalizzazione 90, potenza di tiro 90, tiri dalla distanza 90, tiri al volo 99. Passaggi ottimi, ragazzi. Tranne il passaggio lungo, però non dovrebbe causare problemi. 84. Abbiamo un 98 di visione con un 98 di passaggio corto, 92 di cross, 99 di effetto, quindi raga, top. Agilità fenomenale. 99 con 92 di equilibrio, 91 di attività, 99 di controllo palla, 98 di dribbling e 91 di freddezza. Tanta tanta roba per questo Paolo. Prezzo 1.030.000. Comunque non dovrebbe deluderci questa carta. Ottimo sia da COC centrale. Peccato per il 5 piede debole che da COC laterale. Esterno non lo so, bisognerebbe provare. Comunque 1,77 m, work rate medio-medio, che forse è una pecca, perché voi sapete che per i giocatori offensivi io preferisco avere almeno il work rate in attacco alto. Però questa carta non ce l'ha, bisogna vedere in game come si comporta. Andando avanti abbiamo il top del top del top, non ha bisogno di descrizioni, praticamente carta uguale al Toti. Vediamo semplicemente che il Toti ha un punto in meno in velocità, un punto in meno in dribbling, 2 punti in più in difesa e un punto in più in fisico. Quindi siamo lì, infatti anche il prezzo, guardate, attualmente il Toti costa 6,870, il Toz 6,980. L'anno scorso vi ricordo che il Toz costava più del Toti, non mi ricordo per quali caratteristiche, però bisogna vedere quest'anno come va. Ovviamente tutti noi andiamo a questa carta, tutti la vorremmo in squadra. Io non vi nascondo che sto facendo di tutto per comprarmelo, perché lo voglio. Io ho avuto la versione base e mi ci sono trovato benissimo. Poi ho avuto la 95 che non mi è piaciuta nel ruolo in cui lo utilizzavo, ma questo Ronaldo non posso farmelo scappare. Comunque, carta che non ha bisogno nemmeno di presentazioni. 5 skill, 4 piede debole. Work rate perfetto. Basso alto in attacco. Accelerazione 96 con velocità scatto 99. Valori di attacco, di tiro tutti su 99.
Posizionamento 99, finalizzazione 99, potenza di tiro 99, tiro al volo no, 92, tiro dalla distanza 99, passaggio corto 93, passaggio lungo 86, quindi va bene. Agilità 96 con purtroppo il 78 di equilibrio, che bisogna vedere come risponde in game, però il Toti rispondeva bene in campo, quindi dovrebbe andare bene. Reattività 99, controllo palla 99, dribbling 99, freddezza 99, ragazzi. Incredibile. Precisione testa 99 con 99 di stamina, 94 di forza, 99 di salto e 75 di aggressività. Questa carta ovviamente non so che dire. Addirittura su PC costa 10 milioni ancora. Comunque tanta roba per CR7. Andando avanti abbiamo il Papu Gomez, un altro Messi Gang, chiamiamolo così, che si aggiunge anche a Dybala. Però secondo me questo è ancora più forte, sia perché ha dei valori di velocità maggiori, ma anche perché conosciamo tutti il Papu Gomez. Ogni anno lo fanno particolarmente forte. Abbiamo un 99 di accelerazione con un 93 di velocità scatto, 96 di finalizzazione, 92 di potenza tiro con 96 di tiri dalla distanza. Passaggi ottimi, 97 di passaggio corto, passaggio lungo 88. Poi dribbling eccellente. Da qui possiamo vedere che è un giocatore agile. Devo dire che ieri ho visto qualche live in qualcuno che lo provava e le stats sono quelle realmente in game. Agilità 99, equilibrio 99, reattività 93, controllo palla 97, dribbling 97, freddezza 96. Quindi un giocatore molto letale, cinico e veloce nei movimenti. Stamina 98, elevazione 98. Work rate perfetto, 4 skill, 4 piede debole, body type brevilineo, quindi molto, molto agile, vi garantisce l'agilità, 1,65 m, fisicamente lo spostano, raga, però ha anche equilibrio 99, quindi potrebbe reggere qualcosina in più. Carta davvero interessante questa qui, mi piace molto, sarei curioso di provarlo. Poi abbiamo il Sergente, Milinkovic Savic, carta che ogni anno ci viene droppata dalla EA. L'altro anno c'è stata droppata nella versione, vi faccio vedere, 93 a fine anno. Guardate. Mi avete fatto notare che è anche molto simile, solo che l'anno scorso era un po' più veloce. Guardate, aveva 87 di velocità, quest'anno gli hanno fatto 83. Infatti mi aspettavo qualcosina di più in velocità, almeno un 88 sarebbe stato top. Comunque bisogna vedere in game come risponde. Abbiamo un 4 skill, 4 piede debole, comunque una velocità nella media, un'accelerazione 81, che per un mediano, so, anche perché lui è 1,91 m, quindi bisogna vedere come risponde in base al body type. Quindi abbiamo un'accelerazione 81 con un 83 di velocità scatto, un 75 di agilità unito ad un 92 di attività, un 68 di equilibrio e un 99 di forza, quindi bisogna vedere anche come con L2 e soprattutto se è pesante o meno, anche perché ha un body type alto e snello, quindi vediamo un po'. Comunque valori di tiro ottimo, valori di passaggio strabilianti, 96 di passaggio corto, 96 di passaggio lungo, quindi avete un mediano barra mezzala che non vi sbaglia un passaggio, può farli con entrambi i piedi tranquillamente. 99 di ball control, 99 di dribbling, 95 di freddezza, con valori difensivi anche molto buoni. Quindi abbiamo 90 di intercettazione, 99 di precisione testa, 86 di lettura difensiva, 89 di scivolata, scusatemi, 83 di scivolata e 89 di contrasto in piedi. Con 97 di elevazione, 96 di stamina, 99 di forza, come detto prima, e 83 di aggressività. Come ogni anno questa carta la fanno sempre interessante, in game rispecchia quasi sempre le sue stats, quindi sono curioso soprattutto di vederlo al fianco di, non so, anche un Gullit. Work rate, vediamo un attimo, non ho visto. Work rate. Il work rate lo rende molto offensivo, quindi bisogna vedere in campo con chi affiancarlo, perché ha medio in difesa e alto in attacco, bisogna vedere. Quindi è un centrocampista più offensivo, sicuramente va bene come mezzala e come CDC. Quindi tanta roba per il nostro sergente, che costa anche poco, effettivamente costa sui 300 k. Poi andando avanti abbiamo il mago Luis Alberto, che è addirittura uno degli overall più alti dopo Lautaro e Ronaldo. Abbiamo un 97 con un 4 skill e 3 piede debole, che è un peccato perché qui con un 4 piede debole sarebbe cambiato un po' la situazione. Ottimi valori di velocità, abbiamo un'accelerazione 96, velocità scatto 87, che
qualche stile intesa si può migliorare. Work rate normale normale, che per me è una pecca. Body type snello, ottimi valori di tiro, il che ci fa pensare che quando entra in area questo qui e tira col suo piede segna sempre. Ottimo passaggio con tutti i 99 praticamente dove serve, 99 passaggio corto, 99 passaggio lungo, 99 effetto, quindi non sbaglia un passaggio. Secondo le stats, dribbling nella norma, abbiamo agilità 93 con equilibrio 85, reattività 92, controllo palla 99, dribbling 99, freddezza un po' bassina. Quindi bisogna vedere questa freddezza in game come si traduce e poi un'ottima stamina, una buona forza che potrebbe renderlo forse pesantuccio essendo anche 1,83 m. Bisogna vedere sempre in game come si comporta, ripeto, lo ripeterò per ogni carta. Va visto in game come si comporta. Andando avanti abbiamo un terzino davvero interessante, ovvero Theo Hernández, che ormai ci è stato dato in 3-4 versioni, vedete? Bisogna vedere se è al pari di Alexandro o se è più forte di Alexandro. Io questo qui voglio provarlo perché sono curiosissimo di provarlo veramente. Abbiamo un 3 skill, 3 piede debole, work rate normale in difesa e alto in attacco, body type che ci può stare leggermente grosso, ottima velocità, abbiamo 96 di accelerazione con un 99 di velocità scatto, valore di passaggio possiamo dire ottimi corti, ma purtroppo i lunghi sono un po' una pecca perché abbiamo 71, io già ho Wan-Bissaka dall'altro lato che ha 74-76, non mi ricordo, di passaggi lunghi. E quando dovete lanciare l'esterno tende a sbagliare. Bisogna vedere se anche questa carta sbaglia. Comunque potenza tiro 99 che per un terzino non serve, però se lo trovate in aria può anche tirare. Agilità 95 con un equilibrio 77 unito ad un 98 di forza e a una reaction 84, quindi potrebbe renderlo un po' pesantuccio nei movimenti. Quindi con L2 non so come si comporta. Dribbling 99, valori difensivi che vanno bene. Tutto sommato, 89 di intercettazione, 98 di contrasto in piedi, 99 di scivolata, lettura difensiva 78 che possiamo andarla a sistemare con una bella ombra. Tranquillamente risolvibile come cosa. Stamina 92, forza 98, come detto prima, e aggressività 93, quindi anche un'ottima aggressività. Bisogna vedere in game come si comporta questa carta. È molto interessante comunque. Bellissima carta per me che hanno fatto. Peccato per quel passaggio lungo che potrebbe causare problemi per quando si vuole impostare la manovra. Poi abbiamo un difensore davvero interessante. Visto ieri live da un player inglese. Mi ha stupito perché praticamente aveva una CPU imbarazzante. Se questo difensore è così forte come sembrava, per 200k lo andrei a provare sinceramente. Purtroppo la sua nazionalità lo rende particolarmente difficile da ebitare. Comunque abbiamo un 2 piede debole, un 2 skill. Conosciamo tutti Manolasso, Ognano, gli fanno praticamente il tiro inutile. Da 5 di tiro. Abbiamo un body type alto e snello. Poi 1,89 m, work rate perfetto per la difesa. Accelerazione 90 con velocità scatto 93, quindi difensore velocissimo. Passaggio e tiro nemmeno lo guardiamo tanto nel dettaglio, però bisogna fare una piccola nota positiva per lui perché ha 95 di passaggio corto e 97 di passaggio lungo, quindi nell'impostare della difesa non abbiamo problemi. Agilità 85 con equilibrio 75, reaction 99, quindi reattività 99 con freddezza 99, il tutto unito a una forza 93, lettura difensiva 96, quindi potrebbe essere molto reattivo con l'L2, bisogna vedere in game. Valori difensivi top, intercettazioni 95, lettura difensiva 96, scivolata 98 e contrasto in piedi 96. Salto 97, stamina 81 che non ci interessa, forza 93, aggressività ragazzi 97. Io solo per questo 97 vorrei provarlo a fianco a Van Dijk. Mi piace molto questa carta, mi intriga. Poi ieri vi ho detto, l'ho vista in live e mi è piaciuta. Bella carta per Manolasso, ottimo difensore. Poi abbiamo Szczęsny, raga, portiere. Non ci soffermiamo più di tanto perché è molto soggettivo. Vediamo che abilità ha. Non ha l'abilità parata con i piedi. Ottimo portiere con la carta base. Praticamente arriva a tutto 99 tranne la velocità. E praticamente la rimessa con i piedi. Comunque ottimo portiere. L'anno scorso era molto forte Szczęsny. Quest'anno non l'ho provato in nessuna sua versione. Quindi non posso soffermarmi. Dalla carta sembra un ottimo portiere. Se lo piccate, ovviamente, ogni giocatore che troverete, raga, provatelo. Provatelo perché è importantissimo provarle. Perché molte volte dal nulla una carta che può sembrare scarsa vi si rivela fortissima e vi trovate bene. Quindi provate tutto, mi raccomando. Così come dovete provare Smalling,
Per chi si ricorda FIFA 17, andiamola a vedere, anche FIFA 16. Guardate che carta aveva qui. Questo qui era un bug assoluto, questo 87, mamma mia. Comunque, abbiamo un difensore top, alto e snello. Trepiede debole, 2 skill, ottima velocità. Peccato per l'accelerazione, che però con Ombra andiamo ad aumentargliela, quindi bisogna vedere come in game. Buon passaggio, 88 di passaggio corto con 87 di passaggio lungo. Agilità ed equilibrio che mi fanno un po' spaventare, però abbiamo la reattività 99 e lettura difensiva 92. Mi potrebbe essere anche agile con L2, bisogna vedere se fa gli interventi anche automatici o è un difensore manuale. Comunque, a che ricordi io, anche l'85 era molto forte, quindi questo dovrebbe essere un grosso upgrade. Forza 99 e aggressività 98, ragazzi. L'aggressività è paurosa, ovviamente anche i valori difensivi, abbiamo 92 di intercettazione, 97 di precisione testa, 92 di lettura difensiva, 96 di contrasto in piedi e 94 di contrasto in scivolata. Vediamo un po' nelle abilità se c'è qualcosa, ci dice niente, vediamo se nell'85 ci dà qualche abilità particolare. Non ha abilità questo giocatore, praticamente non ha caratteristiche, strano, sembra strano, comunque ottimo difensore. Rapporto qualità-prezzo buono, lo proverei perché Smalling a prescindere ogni anno va approvato in qualsiasi versione speciale, quindi diamogli un'occasione. Andando avanti abbiamo Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, olandese, 150k. Come vedete rispetto agli altri campionati i prezzi sono molto bassi. Un difensore del genere, della Premier, ve lo fanno pagare 600-700k, però dato che della Serie A poco frega alla gente, o tutto poco frega anzi alla EA. Ottimo difensore con ottime statistiche difensive, ottima velocità, ottimo work rate, 1,89 m con un 92 di velocità, un 84 di velocità scatto, di buona velocità, buon passaggio, buona agilità. Abbiamo un 75 di agilità con un 72 di equilibrio, un 98 di reattività e un 99 di freddezza, quindi dovrebbe essere anche veloce con L2. E fa valori difensivi top. Guardate, 99 di lettura difensiva, 95 di intercettazione, 98 di intervento, quindi sia in piedi che in scivolata. Scivolata ne ha 94, forza 94, aggressività 94. Vediamo le sue caratteristiche, quindi leader e passaggio lungo. Quindi, secondo me è un grande difensore anche questo qui, da provare. Se in game rispecchia queste statistiche dovrebbe essere anche un pelino più forte di Smalling, però bisogna vedere sempre in game come si comporta, ovviamente, perché sulla carta tutti sono forti, poi in campo può darsi che fanno schifo, non si sa mai. Andando avanti abbiamo il trascinatore dell'Atalanta, Josip Iličić, 4-4, work rate normale, che mi fa un po' storcere il naso, velocità nella norma, ottimo passaggio, ottimo tiro, nemmeno ve lo faccio vedere, raga, quasi tutto 99, agilità così così, abbiamo 1,90 m di giocatore unito ad un 81 di agilità, un 70 di equilibrio e un 91 di forza, quindi potrebbe risultare forse pesantuccio, però poi abbiamo 99 di controllo palla, 99 di dribbling, 92 di freddezza, tanta roba. Bel giocatore davvero questo qui, sia da giocare mezzala che forse da COC lo proverei anche. Esterno no, non ha la velocità per fare l'esterno, però Iličić c'ha sempre quel tiro buggato, raga, ricordiamocelo, ogni anno c'ha sempre quel sinistro particolare. Mi ricordo l'anno scorso in Weekend League, ogni volta che incontravo il Tottenham bisognava farsi il segno della croce perché ogni sinistro entrava. Poi andiamo all'ennesima versione speciale di Ciro Immobile. Guardate qui quante ne ha: 287, 88, 89, 90, 91. Io tutte le ho trovate, raga, tutte. Dei pick. Abbiamo 3 skill, 4 piede debole. Quindi diciamo una via di mezzo. Per chi non skilla va benissimo. Il 4 piede debole viene messo un po' da parte perché ha un 95 di freddezza con un 99 di finalizzazione, quindi dovrebbe essere un po' tutto bilanciato, sbagliare il meno possibile col sinistro. Ottima velocità, 1,85 m, work rate perfetto per l'attaccante, 99 di posizionamento attacco, 99 di finalizzazione, 99 di potenza tiro, 98 di tiro al volo, quindi dalle stats vediamo che è un giocatore che dovrebbe segnare sempre in area, molto cinico. Passaggi, il corto nella norma è lungo, meglio che non glielo fate fare perché sbaglierà. C'ha 62. Agilità 87, equilibrio 73, reattività 99, ball control 97, dribbling 97, freddezza 95. Tutto questo unito a 94 di stamina, 92 di aggressività che è molto buona e forza 87. Il body type è alto e snello, quindi dovrebbe andare bene. Forse per quell'agilità non possiamo fare quei movimenti in meta che vi dico ogni volta per i giocatori, però
Ciruzzo va provato, non possiamo lasciarlo lì. Quindi, raga, mi raccomando, non deludetemi, poi provateli e fatemi sapere qui sotto nei commenti se già li avete trovati. Andando avanti abbiamo il portiere Samir Handanovic, come Szczęsny non mi soffermo, vediamo le caratteristiche. Non ha la parata con i piedi, con lo stile intesa base arriva a tutto 99, tranne ovviamente la rimessa e la velocità. Ottimo portiere, meno dalle stats, 1,93 m, quindi bello grosso in porta, bello presente. Poi abbiamo Francesco Acerbi, non mi soffermerò molto su di lui. Carta interessante, valori difensivi top. Work rate normale, normale, ci sta. Peccato, raga, già vi dico che non parlerò tanto di lui perché gli hanno fatto agilità 41 e equilibrio 44. Quindi, per le altezze che ha, bisogna vedere come si comporta in game. Anche se c'ha il 99 di reattività, bisogna vedere. Però, a vederlo così, sembrerà molto, molto pesante. Soprattutto con l'L2. Bisogna vedere. Comunque, ottima forza, ottimi valori difensivi. Ottimo passaggio, 92 corto, 97 lungo. Però questi valori di agilità qui, raga, mi fanno un po' storcere veramente il naso. È un peccato che è una bella carta, però ovviamente ha una certa età, guardate, ha 32 anni e lo stanno annullando praticamente, così come fanno con i giocatori che stanno arrivando alla fine della loro carriera. Altra carta interessante, come ogni anno, abbiamo il Ninja Nainggolan, 3 skill, 4 piede debole. Body type torchiato, alto alto di work rate, quindi vi fa la doppia fase in maniera top. Velocità, mi sarei aspettato come Savic un pelino un po' più alta, però ovviamente, ripeto, il discorso è come quello di Acerbi, guardate, ha 32 anni, quindi la velocità gliela tendono ad abbassare, non si capisce, cioè secondo loro più invecchiano e più rallentano, anche se continuano a correre veloci uguali, quindi questa è la mentalità di FIFA. Comunque 85 nella media in totale di velocità. Ottimo tiro, ottimo passaggio, quindi potete utilizzarlo sia per impostare che per tirare dalla distanza. Voi sapete che il ninja c'è un tiro che fa paura. Ottima agilità, ottimo equilibrio. Ragazzi, qui abbiamo un 84 di agilità con un 93 di equilibrio, 95 di reattività, 94 di freddezza, unito a un 86 di forza e anche una lettura difensiva 93. Quindi con L2 dovrebbe essere anche piacevole da utilizzare. Quindi mi aspetto un grande CDC, questo qui vorrei anche provarlo. Questo mi piace. Mi è sempre piaciuto Nainggolan ogni anno. Aggressività 99 che lo rende un pitbull. Come stavo dicendo, mi è piaciuto ogni anno, ma soprattutto mi piacque su FIFA 18 nella sua versione 93. Che praticamente è quasi quasi simile, vedete? 87 di velocità, 90 di tiro, qui abbiamo 85, 89, 90, quindi è molto simile, abbiamo più difesa e più fisico, e quindi raga bisogna vedere, questa carta era mostruosa, questo tozzo qui di Nainggolan. Ora bisogna vedere se anche questo rispecchia un po' le carte, però vedete anche l'anno scorso è uscito nella sua versione tozzo, vedete più veloce, un po' più veloce, ma anzi è uguale, 85, molto simile, sempre 93. Comunque il ninja è sempre una garanzia a centrocampo. Andando avanti abbiamo Lorenzo Insigne, esterno del Napoli, 4 skill, 4 piede debole, velocità ottima, tiro ottimo, 99 di tiro al volo, 93 potenza tiro, 90 di finalizzazione, passaggi ottimi. Questo potete utilizzarlo sia a COC che sulla fascia, ovviamente COC avete la limitazione del piede debole perché non ne ha 5. Ottima agilità, lui si unisce alla gang di praticamente di Messi. Ottima agilità, ottimo equilibrio, forza fisica purtroppo 63, dribbling 96, freddezza 89 che è un po' bassina, body type corto e snello, work rate perfetto, 1,63 m, questo potrebbe darvi delle piene soddisfazioni anche da sub. Un applauso anche a Lorenzo Insigne che ha preso questa carta. Poi abbiamo Cuadrado che non mi vorrei soffermare più di tanto perché non sono convinto della carta, cioè a parer mio può giocare o da esterno o da sub, anche da CDC, ma terzino ragazzi non fatelo giocare perché non è la sua zona di campo, si vede che lui all'inizio è esterno, quindi lo noterete molto il posizionamento in campo. Ovviamente gli hanno pompato la difesa che lo portano ad essere molto presente, qui abbiamo un'ottima velocità con un 5 skill 3 piede debole, ottimi valori di tiro, ottimo passaggio 94 corto e 90 lungo. Abbiamo un'agilità mostruosa 99 con una reazione 86, dribbling 99, freddezza 88, valori difensivi l'80, 82 la lettura difensiva, l'intervento 91-96, aggressività 99, stamina 96 e salto 96.
Work rate perfetto per la fase offensiva. Body type snello. Quindi questa carta vi consiglio, ragazzi. Secondo me, da sub, da esterno e da forse CDC potete testarlo. Potrebbe andare bene, ma terzino non lo metterei mai. Almeno io. Comunque, rimane un'ottima carta. Sempre bella da utilizzare quadrato come ogni anno. Poi andiamo alle ultime due carte. Uno è Berardi, il grande Domenico, giocatore del Sassuolo esterno. 4 skill, 3 piede debole. Peccato per il piede debole. Work rate perfetto, basso in difesa e alto in attacco. Body type snello. Velocità 91 nella media. Buon tiro. 90 di posizionamento, 86 di finalizzazione. E per un esterno va bene. 97 di potenza tiro, 92 di tiri dalla distanza. Passaggio nella media, non possiamo lamentarci. Agilità 99, equilibrio 83, reattività 83, controllo palla 97, freddezza 84, un po' bassa. Poi abbiamo un 76 di forza che con l'83 di equilibrio bisogna vedere se regge, anche perché è un 83, e aggressività 99. Comunque, carta interessante, anche questa da provare. Ovviamente io lo userei un po' più da sub, Berardi, però con tutte le carte che ci sono in giro, non so se può dir la sua questo Berardi, perché ha dei valori un po' che lo rendono forse inutilizzabile. Questo treppiede debole, sottoporta non lo rende letale, anche perché poi abbiamo un 84 di freddezza, quindi non è molto aiutato dalla freddezza per questi valori. Poi, ultima carta di questa preview, e chiudiamo finalmente il video perché vi avrò stressato. Abbiamo Lorenzo Pellegrini in forza alla Roma. 3 skill, 3 piede debole, carta che potete usare, utilizzare in più zone del campo, sia mezzala, COC che CDC, ovviamente con ombra CDC. Work rate perfetto per la fase offensiva, ottima velocità per un mediano in caso, ottimi passaggi, ottimo tiro, potenza tiro 93, con una finalizzazione bassa, quindi se state davanti alla porta non potete proprio sempre assicurarvi il gol, però raga, FIFA è un gioco particolare, non si sa mai. Passaggio corto 97, passaggio lungo 93, un'ottima agilità con un'ottima anche freddezza, fase difensiva nella norma, quindi tutto 81. Ovviamente raga, è una carta che non hanno strapompato, è pur sempre un giovane secondo la EA, quindi già averlo fatto 88 per loro è tanto. Ottima stamina. Tutto sommato, buona aggressività, buona forza per questo Lorenzo Pellegrini, che è una rivelazione sia nel calcio reale che eventualmente su FIFA. Quindi, questi erano ragazzi i giocatori, guardate, li rivediamo qua, della Serie A, campionato molto interessante, quest'anno, ripeto, per me è anche superiore alla Bundesliga, ci sono carte veramente top da provare, c'è Dybala che le hanno aumentato il weak foot, Lautaro Martinez è un toro che corre praticamente, Gomez, Savic, Luis Alberto, Smalling, Manolas, tutti sono da provare, raga, tutti, tutti, tutti. Poi ovviamente c'è CR7 che lo vorrei a prescindere in squadra perché è il mio pupillo. Detto questo, ragazzi, il video per quanto riguarda la preview di questi giocatori tozzi di Serie A si conclude qui. Scusatemi se il video è uscito lungo, però ci tenevo a mostrarveli tutti, anche perché qualche settimana fa ho saltato i tozzi da portarvi. Poi, ovviamente, una volta portata questa preview, vi andrò a portare nel dettaglio qualche giocatore che andrò a provare. Sto testando Allan sul secondo account, quindi domani uscirà la recensione di Allan, flashback è uscito. Quindi rimanete sintonizzati, lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, condividetelo. Fatemi sapere i vostri feedback qua sotto, se avete provato qualcuno. Noi ci becchiamo al prossimo video. Un saluto da Gera e passate dal link in descrizione, mi raccomando. Bella.